Ciao a tutti ragazzi e benvenuti oggi in questo nuovo video. Allora, niente, oggi voglio farvi vedere in questo video, come avrete letto dal titolo, i miei giochi leopardini. E quindi il gruppo di giochi leopardini che mi terrò e che probabilmente neanche amplierò per comunque per provare ad allevare un po' di leopardini. Intanto, news, ho fatto le magliette dell'allevamento. Con la frase, qui c'è il mio logo e anche dietro ho il logo in grande, spero che si veda. E niente, ho fatto quindi le magliette. Queste magliette sono quelle che poi indosserò con il mio amico e la gente che esporrà insieme a me al tavolo numero 13 a Fiamme Romane il 16 e 17 novembre, sabato e domenica. Quindi venitemi a trovare perché avrò alcuni animali in vendita, anche soltanto per una chiacchierata magari. E niente, oggi quindi adesso vi faccio vedere i leopardini. Vi voglio aggiornare sulla situazione, diciamo, generale dell'allevamento. Allora, probabilmente, cioè insomma, non probabilmente, come già ho accennato, quindi allora, tutto quello che vedete qui non ci sarà più, quindi qua verrà tutto quello che voi adesso vedete. Il canale verrà cambiato. Allora, ci saranno molti più video con molti più animali, con argomenti molto più vari. Questo proprio perché mi trasferisco e avrò il terreno, avrò una stanza molto più grande di allevamento, avrò nuove strutture e quindi vi farò vedere tutto. E niente, quindi vedete animali da cortile, rettili allevati fuori casa, quindi in dei recinti appositi, perché sto facendo anche dei progetti di questo tipo. E probabilmente adesso arriveranno i video degli animali che acquisto a Fiano. Insomma, ragazzi, porterò più video. E niente, quindi questo, la cosa sta andando avanti, quindi si procede bene. E tra qualche mese probabilmente vedrete i primi video anche del lavoro che ci sarà da fare, perché lì farò proprio una stanza dei rettili come questa, ma molto più grande e coibentata. Quindi facciamo tutta la coibentazione, mettiamo queste strutture più nuove strutture, quindi amplieremo l'allevamento, mettiamo professionali, artigianali, ma professionali fatti da un mio amico che è lo stesso che ha prodotto questi terrari in vetro, proprio per aumentare la possibilità di allevare più animali. Adesso vi faccio vedere i giochi leopardini. Allora, questi sono quelli, perché io ne ho avuti vari, questi sono quelli che mi... alcuni ne ho dati via e questi sono quelli che mi terrò. Allora, qui abbiamo questa femminuccia che è un pochino magra perché praticamente la tengo insieme al maschio, al maschio che ho. E il maschio mangia tutto, infatti adesso dovrò provvedere a tenerla in un box separato proprio per evitare questo problema. Questa è una Broken Reverse Stripe e Traptor, molto molto bella. Molto bella. Adesso vi faccio vedere il maschio, che a parer mio è davvero bello. Questo è il maschio, che è un semplicissimo raptor, molto molto bello, eccolo qui in tutta la sua, molto grande e molto bello, eccolo qui. Questo è il mio raptor. E adesso vi faccio vedere le tre femmine nuove. Le tengo in un altro terrario e le faccio vedere. Allora, li leggo perché non mi ricordo bene i morfi. Sono due Hippotangerin 66% possibile Eclipse e Edstremper. No, scusate, sono due Hippotangerin 66% possibile Eclipse e Edstremper. Adesso ve le faccio vedere. Quindi probabilmente vorrò acquistare un maschio Tremper, oppure accoppierò con il maschio Raptor che ho. Adesso vediamo. Questa è una delle due femmine.
Questa è l'altra femmina. Ok, e adesso vi faccio vedere l'ultima femmina, che sarebbe il quinto gioco leopardino e ultimo che terrò, che è una normale, è un ancestrale extreme per albino, possibile Grips. Lei è molto in carne. Vedete, aspettate che cerco di fare un'inquadratura migliore. Vedete che bella coda in carne che è. Ma va bene, perché comunque sono animali che dovrò riprodurre, quindi devono essere in carne. Niente ragazzi, questi sono i leopardini che ho, che mi terrò. L'unica news, se lo troverò, sarà un maschio tremper e basta. Un maschio albino tremper e basta. Quindi arriverò a 6 leopardini e basta. Questi saranno i leopardini che avrò sia nella nuova Raptor Room che in questa. Non mi sbilancerò più di tanto con i leopardini, perché sono animali che mi piacciono, ma troppi morfi di leopardini non è che li adoro molto. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e credo che farò altri video, lo spero, e per voi e per me, perché comunque mi piace fare video per voi, che comunque per condividere la mia passione. E niente, questi erano appunto i miei leopardini e ci saranno sicuramente nuovi video ragazzi. Alla prossima, ciao.